Pulo di Altamura è un'ampia dolina carsica a circa 8 km dall'abitato, sulla Murgia Sant'Elia, in pieno Parco Nazionale dell'Alta Murgia, a 500 metri circa sul livello del mare. È il risultato del lento e costante fenomeno carsico attivato dalle acque meteoriche sulle rocce calcaree ancora in atto, tanto che la forma e le dimensioni sembrano destinate ad evolversi in seguito ad un'intensa azione demolitrice delle acque. Di forma quasi circolare, il Pulo ha un diametro massimo di 500 metri, un perimetro di circa 1800 metri ed una profondità vicina agli 80 metri. La conca è ricoperta di macchia mediterranea e vegetazione erbacea e presenta vari punti di accesso più o meno agevoli per scendere sul fondo, dove ancora sono visibili resti di costruzioni litiche rurali su uno spesso strato di terra rossa, frutto della dissoluzione del calcare delle pareti. Sulle pareti del versante nord si aprono numerose grotte che hanno fornito riparo agli uomini fin dal Paleolitico superiore, come testimoniano i reperti rinvenuti e conservati all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Altamura. La Grotta 1, così denominata per il fatto che è stata la prima ad essere oggetto di indagini archeologiche tra il 1958 e il 1960, di forma rettangolare, è quella dotata di scala di accesso dal pianoro e affaccio sulla dolina. La stratigrafia ha rivelato frequentazioni antiche che vanno dal Paleolitico all'età del bronzo. Durante un'altra campagna di scavi, svoltasi agli inizi degli anni 90, fu ritrovato un grande inghiottitoio ricco di materiale archeologico. Selce e ossidiana erano presenti sia in schegge che in prodotti finiti, come punte di frecce, lame, raschiatoi e accettine votive. La copiosità di questi ritrovamenti ha alimentato l'ipotesi che la grotta fosse un opificio della preistoria, in cui si lavorava e commerciava la selce. Tra i ritrovamenti, il più interessante è un ciottolo inciso di tipo romanelliano, risalente al Paleolitico superiore tra i 40.000 e i 10.000 anni fa, con incisioni geometriche sul dorso, delle tacche e lineette. Si pensa fosse un calendario o un block notes della preistoria. La forma, infatti, ne favorisce l'impugnatura, quasi un'agenda portatile o l'antenato degli smartphone. In un'altra piccola grotta, secondo una leggenda, anche se mancano fonti documentarie attendibili, pare che San Guglielmo da Vercelli, il fondatore del santuario di Montevergine in provincia di Avellino, ha costruito il suo eremo. Se effettivamente quel monaco eremita fosse San Guglielmo, non lo sappiamo con certezza, ma è senz'altro certa la presenza dell'eremo e di un religioso vissuto là nel XII secolo. L'ecosistema che circonda il Pulo è costituito dalle specie tipiche della pseudosteppa mediterranea, conseguenza dell'interazione del clima e dell'azione dell'uomo sul territorio. La tipica vegetazione erbacea, bassa e stentata, è il risultato di attività umane particolarmente incisive, come il disboscamento, l'incendio, il pascolo, il dissodamento e la stessa agricoltura. Fra gli elementi naturali condizionanti vi è poi il clima, con accentuata ventilazione, estati secche e inverni rigidi, ma soprattutto la scarsezza dell'acqua. Si tratta comunque di una vegetazione caratterizzata da una ricca biodiversità. Si contano circa 1500 specie vegetali, tra cui numerose graminacee, prima fra tutti la stipa, detta lino delle fate. Le distese di stipa austroitalica che fiorisce tra maggio e giugno costituiscono un raro fenomeno presente sulle Murge. Il patrimonio della fauna è costituito da molte specie. Tra le specie degli uccelli, i rapaci, tra cui il gheppio e la poiana, ma la specie che più facilmente si incontra è il grillaio o falco naumanni, specie dichiarata protetta dall'Unione Europea. È un rapace che si nutre di invertebrati e nidifica nei centri storici, chiamato simpaticamente dagli altamurani Truschungl.